I Marillion Knödel sono il dolce che non ti aspetti. I ragazzi non si sono però lasciati intimorire e hanno affrontato lo studio della ricetta con grande entusiasmo. Tant'è che la squadra rossa ha chiuso con netto anticipo. Qualche dubbio invece tra i ragazzi della squadra nera. Giovani chef, siamo arrivati alla vostra ultimissima prova. È arrivato il momento di realizzare il dessert che vi siete immaginati. Questo però senza l'aiuto dei vostri tutor, quindi senza chef Luigi e senza chef Salvatore. Ma siccome sono buono, vi darò mezz'ora in più di tempo. Oggi avrete infatti 2 ore di tempo. Per la finalissima, 3, 2, 1, che la rivoluzione abbia inizio! Scorza di limone e di arancio. Beh, ma sì, dai, cosa ci vuole magari a dire tu fai questo, tu fai quello. Però è stressante psicologicamente comunque. Potenza al microonde. Ti senti responsabile per tutto, devi ascoltare tutti, non puoi permetterti di essere un attimo insicuro su qualcosa. Abbiamo dovuto cambiare la planetaria perché l'altra si è rotta, non girava più. Ok, va già bene Sofia, perfetto. Allora inizia te a saltarla. Metti del burro, ci metti le melanzane e inizia a saltarle veloci, okay? Io sono fatta così, io parto subito, però devo fare, devo... Fanne Sofia, mi stiamo andando poche. No, lascialo andare, vai, te lo controllo io. Calmati, abbiamo tempo, è passata solo mezz'ora, ok? Ci sono, è calmissima. L'ansia di non farcela, poi comunque siamo andati. Nasce fatta, l'impasto fatto. Sorbetto. Qua non so se sorbetto ce la facciamo. Facciamo un piano B, ok? Il piano B era quello del cioccolato, di fare una cocotte di cioccolato. Vera? Al piano A siamo passati al piano B per poi finire al piano C. L'hai distrutto te? L'hai distrutto, c'era io la piega. Io prima riuscivo, Sì. Via, tu. Via. Queste cialde di cioccolato non andava, allora hanno detto, boh, sai cosa facciamo? Facciamo dei semplici dischi e via, e tac. Vale, tondo! Scusa, cosa assaggiamo noi in 5 di questa cosa? Ma non è da assaggiare, da vedere se tiene la cottura. Vale. Perché dentro c'è l'albicocca, non è questo. È un po' bruttino, eh? Fai vedere un po'. Ma è un calenderlo di prova, è un po' bruttino. Mirko è peggio di una donna, impaziente. Facciamo interno, vediamo se esce, se sta. Appunto, ragazzi, rimane poco tempo. È la vostra ultima mezz'ora. Dammi un leccapadelle. E ci fermiamo un secondo, facciamo un attimo il punto della situazione. Controllatevi la panna che non diventa burro. Lo sciroppo in cui li cuociamo e iniziare. L'hai già fatto? Dove l'hai messo? Ah, ok. Grande Mirko, mi piace lavorare con voi, cioè mi devo calmare, giusto? Ditemelo, no, quando devo calmarmi. Io penso troppo. Posso fare un respiro profondo seriamente? Ok, va bene. Come ultima sfida, non lo so, cioè si vede dalla mia faccia, no? Sono abbastanza stremata. Sono fantastici. Oh Nicolò, Lorenzo, venite un attimo che assaggiamo qua il prodotto che... Ah, quello è il finale, fatto... Sì. Così bello? È buono! È buono! È buono! Dai, grande Vera! C'è stata un'esplosione di sapori, albicocca, mela, zucchero, cannella, l'impasto di patate non è gommoso. Ok, siamo. È buono! Devo ricredere. Ti devi ricredere sulla mela, eh! Non ero tanto convinto di questa idea di mettere dentro la mela, però devo dire che veramente mi sono ricreduta dopo averlo assaggiato. No, beh, ragazzi, scusate, se siamo così, adesso ci mettiamo qua e pensiamo bene all'impiattamento, visto che il tempo lo abbiamo. Carote ne abbiamo, frulliamo, facciamo una crema di carota. E non mi convince sta carota. Ma perché è quella grossa? A un certo punto Mirko dice no, non mi va, i colori non mi piacciono, perdiamo troppo. E allora tira fuori un altro piatto. E non ce l'ho fatta, mi sono dovuto ribellare. Cioè qui perdi tutto il concetto di portarti sulle stelle. Ma se no, sei sulla luna. Cioè tutta la luna con i crateri attorno. L'ho pensata più astrattamente, quindi la nostra sala che ti fa
ti fa vedere le stelle, la nostra sala del ristorante, il nostro dolce, mentre lei l'ha pensato più all'universo, molto più tecnicamente, come definizione, qualcosa di infinito. Ragazzi, è arrivato il momento di impiattare perché manca un minuto. Ci serve altro? La mousse dopo e la, quella di... Ci serve altro? Quella, la mousse. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Meno 10. Ci siete? 9. Dai. 8. Prendi due cucchiai. 7. 6. Prendi il disco. 5. Veloci. 4. Vale, mettilo qua, ti prego. No. Ti prego. Io voglio tanto bene a Mirko, ma... Vale, ti prego, vale questo, vale questo. 2. Uno! Dai ragazzi, veloci! Viene. Squadra non rossa! Non ti viene, sul non pass. Ti viene. Scottava quel canedro, non riuscivo a prenderlo in mano. Non... Mirko! Prego! Che piccolo, che piccolo. Vale, guarda quel piatto! Vale, guarda quel piatto! Ho già detto, vero? Mezzo! No! Dai! Andiamo. Io Mirko ti giuro, io ti giuro. Stop! Dieta al passo. Non so neanche se la metto bene, dai. Mi butto, vada come vada. È l'ultima. Mettiamolo così. Bravi ragazzi. Spiccheremo il volo. Io sono una perfezionista, per quello ho questa faccia, perché non è venuto perfettamente come ce l'avevo in testa. Se non va, Mirko! Non lo so, non so perché l'ho fatto, è stato comunque stressante. Squadra rossa con la vittoria in tasca. Si sono prese addirittura un'ora di tempo per rivalutare l'impiattamento. La squadra nera, concentrati fino all'ultimo, hanno tirato fuori un piatto straordinario. Chicca, Desire, siamo arrivati alla fine di questo percorso, siamo giunti al dolce e inizierei subito facendo entrare la squadra rossa. Questo è il nostro piatto e si chiama Come ti porto tra le stelle. Raccontaci un po' che cosa avete fatto. Allora, abbiamo rivoluzionato il classico Marillenknödel. All'interno non troverete la classica albicocca, ma troverete una gelatina di albicocche ricoperta di cioccolato. Abbiamo deciso di proporvi questo piatto perché siamo dell'idea che un dolce è il piccolo peccato di gola che ti concedi alla fine del piatto e che quindi ti deve portare un po' appunto tra le stelle, come speriamo che il nostro dessert faccia con voi. Straminer passito, un prodotto che viene fatto quasi esclusivamente in Alto Adige. Andiamo un po' a rinfrescare con queste note floreali di frutta matura, un po' i sentori della frutta esotica, molto leggeri, che sono molto interessanti. Bene, molto bene. Ci vediamo dopo. Grazie. Il piatto della squadra rossa era molto bello, interpretato molto bene, poi soprattutto con le carote era una sorpresa perché erano croccanti, freschi, davano qualcosa in più. La squadra rossa ha decisamente fatto un ottimo dessert. Chissà se la squadra nera sarà all'altezza. Speriamo. Facciamoli entrare. Allora, il nostro piatto si chiama Genesi di Canederlo. C'è l'idea della vera, il nido, melanzane saltate con arance e burro. Poi il nostro, possiamo chiamarlo uovo, perché dentro abbiamo simulato l'albume con la mela e il tuorlo con le albicocche. Arriviamo a una cialda di cioccolato con una mousse alla mela e arancia. Grazie. Voi. Grazie. Cerco sempre di guardarli attentamente, fissarli negli occhi, capire cosa pensano. Proprio eccezionale. Molto bene, vero? Sì.
Noi riflettiamo un po' e ci vediamo dopo. Grazie. Grazie. Abbiamo delle ottime chance. Ho trovato una cucina nuovissima. Decisamente un gran bel dolce. Un dessert che vorresti mangiare dopo un intero menù. Valentina e la sua brigata ci hanno presentato un Marillenknödel veramente ben impiattato e l'impasto con la ricotta era molto soffice. Interessante. Tutta la mia stima ai ragazzi, difficilissimo. La cosa bella del Marillenknödel è la sorpresa al suo interno. Alessandro e la sua brigata hanno saputo sorprenderci con questo cuore di mela con all'interno l'albicocca. Sono molto sorpreso anch'io di questo piatto. Le melanzane così non sembravano melanzane. La melanzana, che è così difficile di interpretare in un dessert, secondo me era veramente eccezionale. Con questa mela croccante. L'ho apprezzato molto perché le mele sono proprio della nostra terra e sono eccezionali. Tutte e due le squadre hanno lavorato dando il massimo di quello che potevano fare e hanno raggiunto dei risultati veramente eccellenti e sono contenta che siano due squadre vincenti. Anche questa volta siamo riusciti a giungere ad una conclusione. Abbiamo scelto il nostro con piatto fatica, con sempre molta più fatica. Difficile, sì. E adesso ci toccherà comunicarlo ai ragazzi. Facciamoli entrare. Bene ragazzi, siamo veramente molto felici del vostro percorso. Non vedo l'ora di riproporre le vostre ricette nella mia cucina. Anche questa volta purtroppo abbiamo dovuto scegliere la ricetta che meglio ha rivoluzionato il piatto della tradizione e per la finalissima il piatto che meglio ha rivoluzionato la tradizione è... la genesi del canederlo! Grande! Grande! Orgoglioso del mio team, sempre detto e sempre lo dirò. Sono stati bravissimi tutti. Grande! Hanno vinto gli altri, ma abbiamo vinto anche noi. Sono soddisfatta del prodotto che abbiamo realizzato, del piatto che è uscito. E niente, sono veramente contenta. Sono tornato in questa scuola con una missione ben precisa, trovare nuove idee e nuova ispirazione. E i ragazzi me l'hanno saputa dare, grazie alle loro ricette ben equilibrate e molto fantasiose. Adesso non mi resta che tornare nella mia cucina. Eccomi di nuovo qui nella mia cucina, carico di energia e di nuove idee creative e rivoluzionarie, ma sempre con particolare attenzione per l'armonia del piatto e dei sapori, come mi hanno sempre detto gli chef Luigi e Salvatore. Ed è proprio grazie ai loro consigli che oggi vi presento i miei Marillenknödel. Ecco il mio mini canederlo dolce. Sotto ho messo una crema di albicocche, carote e cannella, all'interno cioccolato fondente mele, attorno una panure di pane integrale, cannella e zucchero di canna e sopra dei riccioli croccanti di melanzana. Lavorare con i ragazzi è stata un'esperienza indimenticabile. La loro innocenza e l'assenza di tabù gastronomici mi ha davvero arricchito con tanta voglia di sperimentare. Ma la cosa più importante che ho imparato è non perdere mai di vista le tradizioni e la ricchezza dei prodotti del territorio.